Grazie a tutti per essere qui a camminare con noi. Domani è la giornata mondiale della terra e noi la celebriamo ogni anno con questa camminata che aiuta le associazioni di Basiglio, quelle che occupano la casa delle associazioni che il comune gratuitamente ci dà, a sostenere le spese. Quindi ringrazio tutti voi perché camminando insieme ci aiutate a far vivere la casa delle associazioni. E lascio la parola alla nostra sindaca Lidia Reale che ci dice due parole sull'impegno del nostro comune per la sostenibilità. Sì, grazie Carla, grazie a tutti, grazie alle associazioni sempre molto presentative per quanto riguarda il tenere viva la nostra comunità e ricordare anche questi importanti appuntamenti come appunto quello di domani per la giornata della terra. Io domani sarò a Milano con altri sindaci d'Italia a sottoscrivere il patto per il clima, per l'ambiente, di cui Basiglio fa parte, e come amministrazione abbiamo portato avanti tantissime azioni in questo senso, per cui la tutela del nostro bellissimo territorio e di conseguenza comunque tutto il territorio nazionale e altro, perché facciamo parte, sapete che per noi sono molto importanti tutto quello che sono i temi della sostenibilità, l'abbiamo anche evidenziato nel nostro programma, ma non solo a parole, l'abbiamo fatto con delle azioni concrete che ci hanno portato oggi finalmente ad avere delle azioni che possiamo mettere in atto, come quella della comunità energetica che andremo a costruire a breve, grazie a un lavoro di anni che ci ha portato a seguire un piatto del PAES, che è il piano di azione per l'energia sostenibile, con tutta una serie di azioni sulle luci. Abbiamo messo tutte le luci pubbliche, no? Abbiamo sostituito con LED, abbiamo messo i tetti, i nostri fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali, così come i serramenti, i cappotti di tutti gli edifici pubblici. È un lavoro veramente durato da quando ero assessore e che poi abbiamo portato nel precedente mandato, per cui entro il 2023 siamo riusciti a concludere il nostro PAES, e adesso sottoscriveremo un altro patto con delle azioni che dovremo portare avanti. Però mi fa piacere già anticiparlo e dirlo che riusciremo, grazie a tutto questo, a produrre quella potenza necessaria per essere un comune che si autosostiene. Questo è veramente sarà una cosa molto molto importante e spero di riuscire a concretizzarla entro quest'anno, ma sicuramente entro l'anno prossimo, e questo sarà una grossa cosa, perché noi riusciremo a autoprodurre quell'energia che poi ci servirà a sostituire tutto quello che sono caldaie, impianti, sostituendoli con le pompe di calore che utilizzeranno questa energia che noi andremo a produrre, per cui capite che arriveremo al massimo della sostenibilità eliminando anche il gas. Bene, detto questo, vi ho dato un'anticipazione di quello che poi chiaramente andremo completamente coi fatti a raccontarvi, e stiamo, ecco, volevo solo dirvi che stiamo proprio lavorando su questo, così come con tutte le azioni anche nelle scuole. C'è l'assessore, la mia vice sindaca, che non vedo, la Daniela Gironi, che sapete che ha portato avanti anche questi temi, ma anche e soprattutto con le scuole, con le nuove generazioni, perché sono tantissimi i progetti che portiamo alle scuole con cui collaboriamo attivamente, perché chiaramente partiamo dai bambini che sono il nostro futuro e con loro cerchiamo di fare proprio quella che è un'educazione alla sostenibilità a 360 gradi. Va bene, non parlo oltre, andiamo a farci la nostra bellissima camminata, grazie a tutti voi. Allora, abbiamo tutti un nastrino rosa. Come sapete, Rovescio Dritto nasce per i temi sulla parità dei generi, di genere, e la lotta agli stereotipi di genere, e vi vorrei lasciare con un messaggio in rosa della nostra amica Alessandra Bonacina, che se ne è occupata tanto. Noi, buongiorno a tutti, allora grazie per l'invito. Io, Basiglio mi ha già coinvolta in un'altra iniziativa che è stata per il 25 novembre sulla violenza di genere. Io come avvocato me ne sono occupata per tanti anni.
oggi la fate in rosa questa camminata, per cui sono stata invitata per lasciarvi un messaggio che non è solo incentrato sulla violenza di genere, ma è sicuramente rivolto a tutte le femminucce presenti di tutte le età. È importante anche per combattere la violenza di genere e aiutare nel cambiamento che il parlarne così tanto vuole ingenerare nella società, educare le bambine a una consapevolezza diversa. Spesso mi chiedono come si fa a cambiare la mentalità degli uomini. Lo si fa educandoli in maniera diversa sicuramente, ad un rispetto che però prima di tutto le bambine devono avere di se stesse. Io mi sono occupata di violenza di genere per tanti anni, ho fatto tanti processi assistendo tante donne. Ovviamente ognuna di loro ha la loro storia, ha la sua storia, ha la sua particolarità, ma le donne vittime di violenza hanno dei tratti comuni. Uno di questi è sicuramente essere poco consapevoli di sé, poco darsi valore, e questo le porta spesso a giustificare gli atteggiamenti violenti che gli uomini agiscono su di loro. La violenza parte sempre ed è sempre in prima battuta psicologica. Crescere le bambine, le giovani donne, ma anche aiutare le signore più grandi a riscoprire di avere un valore, che non è tanto uno slogan, ma è proprio avere una consapevolezza di te che fa sì che non si giustifichi più e non si dica più l'ho provocato io, ha ragione, è colpa mia, fa sì che si possa imparare ad agire al primo agito violento, al primo sentore di mancanza di rispetto. Quindi vi lascio con il messaggio di crescere. Io vedo qua ci sono anche bambine piccoline, vedo che si stanno registrando, le vostre bimbe, le vostre figlie, anche nelle scuole, insomma le vostre alunne, in maniera consapevole. Buona camminata! Grazie! Passiamo di qui così non disturbiamo la messa. Lontano nero di circa un secolo. Senti? Che è stato spaccato dal fulmine, probabilmente, non siamo sicuri, ma probabilmente è così. È nata una pianta nuova che è questa. La pianta nuova, magicamente, per quello che è fatato, si è innestata da sola in quella vecchia e sostiene, diciamo, il tronco vecchio. E qua si vede benissimo la differenza tra la struttura vecchia e la struttura nuova.
Proclamiamo i vincitori della settima camminata, quest'anno in rosa, solidali con 28 adesioni. Al secondo posto Centro Ambrosoli con 21 adesioni. Poi terzo posto Rovesce Dritto con 17. E sono gli altri, c'è Gaia con 14. Vabbè, brava, grande, brava.